Il ponte sulla Roggia Biraga tra Robbio e Confienza è pronto. Arrivate le ultime certificazioni del collaudo, la struttura a livello tecnico non ha più impedimenti per il suo utilizzo. Il ponte era stato chiuso nell'aprile dello scorso anno a causa di gravi carenze strutturali che ne mettevano in pericolo la stabilità. Dallo scorso autunno i lavori con la costruzione di una soletta che di fatto va a formare un nuovo ponte 30 cm sopra quello vecchio. Una cornice di mattoni finti collega i due manufatti, anche se in realtà si tratta di due strutture distinte. Il ponte però non è ancora aperto. I tecnici della provincia, infatti, nel corso dell'ultimo sopralluogo hanno chiesto di allungare i guardrail rispetto al progetto originario. In relazione al progetto approvato non manca nulla. Cioè il manufatto viene consegnato questa mattina in conformità al progetto approvato dalla provincia. Le prescrizioni che la provincia stessa ha posto in atto il giorno 5 di gennaio sono riguardanti le barriere, cioè i guardrail, no? Ma sono un'aggiunta rispetto al progetto che loro hanno da settembre, quindi io ho realizzato quanto era previsto dal punto di vista progettuale. I guardrail sono stati ordinati ma arriveranno soltanto a fine mese. Per evitare di tenere ancora chiuso il ponte con i conseguenti enormi disagi, vista l'importanza del collegamento stradale con Robbio, il comune di Confienza ha avviato una trattativa con la provincia per una segnaletica provvisoria che possa permettere l'apertura. I guardrail richiesti noi siamo disponibilissimi a posarli. Io ho chiesto espressamente che ci fosse la possibilità di utilizzare l'infrastruttura a prescindere dalla loro presenza. Parlando con il responsabile di settore, Giammatra Parazzini, e poi con il dottor Scrivano, che è il dirigente che firmerà la revoca dell'ordinanza di chiusura della strada, abbiamo concordato che l'ingegnere progettista Ingegner Grandi faccia una relazione tecnica sulla base della quale si indichi che viene posta in opera una segnaletica provvisoria atta a mettere in sicurezza l'infrastruttura e a segnalare la stessa agli utenti della strada. E poi nel momento in cui fossero consegnati, saranno consegnati alla fine di gennaio, i guardrail verranno posati e rimossa la segnaletica provvisoria. Concordando ciò con la loro approvazione, il dirigente revoca l'ordinanza, spero già domani. Io domani mattina conto di avere la segnaletica provvisoria posata in opera, la relazione in bozza è già stata inviata in provincia, l'accordo c'è e quindi sicuramente non attenderemo di avere i guardrail posati per aprire il ponte.